Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple: products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit Apple.com for details and to send Apple gift cards to your friends and family this holiday season. Due parole doverose per Suburra, Eterna, uscito su Netflix. Uh, questa non è Roma. Non è Roma. Non... Viene raccontata una Roma che non esiste. Beh, è fiction, quindi ci sta. Ma veramente adesso siamo arrivati in un punto in cui uh, non uh, andiamo nel, nell'esasperazione più totale. Questa non è, uh, non è la criminalità. Nel senso io, veramente, non capisco perché in Italia dobbiamo giocare uh, con un mondo che non esiste in questo modo. Ma la verità è che guardo la prima puntata, a metà sto per distruggere il cellulare sono già la terza. Perché è un prodotto ad alta iterazione che ti, ti, ti fa... Mh, ti fa venire voglia di, di ricliccare, o di vabbè già che ci sto me lo finisco. Questo è, è come una sigaretta, che per una persona che però non è che è un fumatore accanito. Tu dici guarda vale, io non fumo mai, ho il pacchetto a casa, mi sono fumata la sigaretta, oh, è schifo. <ride> vabbè schifo, vabbè adesso il pacchetto me lo finisco. Il concetto è questo, qualcuno di voi si ricorda le prime tre stagioni su Burra? No, io no, però l'ho viste. L'ho vista e me ne sono pure cuccate. La differenza tra Suburra come prodotto e Gomorra, che perlomeno Gomorra, nelle prime due stagioni, uh, ricalca la verità. Si ispira a fatti reali, del resto. E, e la ricalca bene. Anche Suburra si ispirava a qualcosina, ma si rasenta la pagliacciata. Ma la cosa che più mi dà fastidio è lo stile di recitazione lo stile di recitazione che viene assunto in, questo, in queste fiction italiane la colpa non è di, di Suburra ma è proprio lo stile italiano anche Gomorra le ultime cose Mare Fuori che mi sono rifiutato di vedere e tante tante altre cose questo stile in cui si scimmiotta una delinquenza che non esiste io l'ho conosciuto i delinquenti i criminali gente di un certo calibro quelli che non ho conosciuti, li ho visti ok allora lasciamo stare la mia vita privata ho visto serie ho visto cose non c'entra erano un cazzo, non, non c'è cioè nel senso qui, soprattutto quelli moderni, perché se poi andiamo nel 2023, a parte che chi è che lo fa il delinquente, poi che cos'è una, una situazione in cui a un certo punto uno prende, abbia sparato, abbia ammazzato le persone a gogo, go, ma, ma che ragazzini così che a 20 anni prendono, sparano ad esempio, ma non esiste, ti arrestano il minuto dopo, al momento in cui prendi la pistola in mano sei fuori, quindi sono tutte cazzate. Questa cosa qua proprio mi, mi, mi indispone, mi indispone molto perché è proprio il modo in cui uno lo scrive e il modo in cui lo inscena che poi è il problema. Tra l'altro, io ho fatto anche il provino. Ho fatto anche il provino per uno dei ruoli nuovi quel tizio capelli lunghi che fa il, il, il fratello dei tre ma non mi ricordo il nome. e Io feci il provino perché tramite mail mi arrivò Questa cosa erano in una sorta di gruppo. Feci il provino su parte. Era il covid quindi non andai di persona, e portai anche una roba in stile, cioè la interpretai in stile Gio pesci un po', cioè cercai di portare la personalità per un personaggio la cui personalità è morta. Quindi, insomma, errore, errore drastico nella visione del personaggio. Non potevo saperlo però... Uh, insomma è stata una bella esperienza diciamo eccetera eccetera meno male che, che non, non, non sono entrato in, in questo mondo in quel periodo perché avrei perso altri treni che sono poi partiti uh, e, e mi sarei anche montato la testa perché io sono uno che delira poi nel senso cioè in quel momento per, per poco tempo però mi, mi, mi fomenta comunque stare in un prodotto mainstream anche se è tutto ciò che è condanno e poi ne pago lo scotto nel senso c'è tutto un ciclo e, e quindi di conseguenza ho oh, ho Rivisto le scene come erano scritte nel provino e l'ho viste poi in scenate. Questa cosa qui mi ha, mi, ha, mi ha fatto un po' riflettere anche su dici, come l'avrei la fatta io, come, come si fa. Comunque, a parte questo piccolo off topic, il, il problema è veramente nello stile recitativo che io non. Non, non approvo, non appoggio, non, non rispetto, ma soprattutto nell'idea di voler portare un qualcosa che abbia un minimo un filo di realtà. Niente, non c'è niente. Poi per carità il livello di regia è girato bene, ripeto, è. È un, se è un prodotto in cui, di cui io non sono d'accordo in nulla Mi fa venire voglia di continuare a vederlo Vuol dire che è ben fatto Ok Però ben fatto in che, in che mentalità? Una mentalità da, da fiction da, eh, da mercato puro Da roba usa e getta E onestamente Ma io dico Il pubblico Non si è rotto il cazzo Un pochino sì Lo percepisco che il pubblico Si è rotto il cazzo Non c'è più quella fascinazione di prima Poi vabbè il ritorno di spazio Padino, non lo voglio proprio cuccare, per carità, però ehm, c'è proprio un, un, un sempre qui, la spettacolarizzazione. Ne ho parlato prima eh, su Cobra, adesso ne, ne voglio parlare qui. Mi dà proprio fastidio questa cosa che ehm, il, il mondo della delinquenza viene portato a un livello. Che poi veramente non dico che creiamo i mostri perché eh, un ragazzo che eh, è appassionato di delinquenza nella vita eh, normale, un ragazzo a 15 anni inizia a spacciare ad esempio, eh, vede questa roba e già lo sa che so cazzate, già lo capisce che c'è qualcosa che non torna. Però ma perché non proviamo a fare dei prodotti che invece eh, ti danno la possibilità di entrare davvero in quel mondo... Ma, ma non è perché dobbiamo cambiare chissà cosa: la scrittura e la recitazione. Lo scriviamo con un italiano eh, adatto, colloquiale e facciamo una recitazione di movimento di cose anche a livello di personaggi. Cioè tutti sti personaggi che vogliono eh, la rivalsa. Siamo stanchi di sta mezza mezzo a merda, questo romanaccio fastidioso. Siamo stanchi di sta in merda. Ma che cazzo vuoi? Ma quando mai? Ma che stai dicendo? Questo è il concetto. Se cioè, sempre sti personaggi che stanno in mezzo a merda devono fare 10.000 omicidi. Senza il minimo confronto con loro stessi. Che non è vero che non c'è. C'è, c'è sempre. lo eh, perlomeno quando uno sta da solo dice ah, ma si vede qua, là. Non è vero, non si vede. Non in quel modo. Non è che commetti un omicidio e il giorno dopo sei a capo di Roma. Poi anche mo le piazze sono nostre. Ah sì, così è. Eh. Prendi i comandi. Ma che cazzo dici? Ma non, non c'entra niente con la verità. Non c'entra nulla. Eh, no, no, eh, ma anche in una realtà piccola di paese non funziona così. Ma questo è veramente eh, come si vedeva la delinquenza negli anni 70, 80, quando eh, i, i mafiosi erano quelli che andavano a rubare i polli. No, ragazzi, c'è veramente un grado di verità pari a zero. E lo dice: è, è normale una serie Netflix eh, di che ti lamenti? Ho capito, posso dire la mia almeno sul monologato? Posso dire la mia? Mi posso esprimere contro un mondo che, porco Diaz, ho visto con i miei occhi e vederlo così mi rode proprio il culo? Ma lo sapete perché? Perché poi dobbiamo prendere belle facce. Dobbiamo mettere belle facce a fare questa roba qua Perché non so delinquenti veri Faccia bella un pochino sporca E che ci mettiamo magari? Quella che nella vita è stata ricca, sfondata E che ha fatto un po' la zoccola Così si è sporcata E il coglione che nella vita che ha fatto Cioè nel senso perché non ci mettiamo i delinquenti veri Gente che viene dalla delinquenza Andiamo nelle carceri Andiamo nelle comunità Andiamole a prendere lì ragazzi Per fare queste serie No No servono gli attori uh... In un certo modo tutti questi personaggi, i fenomeni Cioè di Luca Marinelli che ti fa lo zingaro Lo fa credibile È uno Ma parliamo di uno che ha un certo talento Poi anche lì Sempre le solite facce I soliti volti la, 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 la ragazza dello zingaro Che fotte quella roba alla... Guarda ragazzi Veramente Veramente è Una roba eh, scritta a quattro mani Per imbecilli tredicenni Che non sanno un cazzo di verità che non sanno un cazzo di niente. Io boh, non lo so, sono, sono sempre più infastidito e adesso provo vado a finirmelo di vedere. Ed è così. Il controsenso, il controsenso magico. Boh, va bene. Che dobbiamo fare e poi ci lamentiamo che in Italia. Eh, non ci sono più prodotti seri. Il cinema fa schifo. Eh, le serie sono tutte uguali. È perché, ragazzi, non c'è più la verità. Basta pochissimo. Basta riportare un minimo di verità. Vuoi raccontare Roma? Vuoi inventare di sana pianta una storia sulla criminalità romana? Io non dico cambia la storia, va bene. La stessa storia. Ma mettiamoci le facce vere. E infatti quello che faceva lo zingaro Manfredi era pure credibile. Grazie al cazzo. L'attore è un pazzo. Ed era credibile, e dava gusto. Poi tu lo vedi che c'è un contesto meccanico. Il modo in cui fa la faccia, il modo in cui... Tu lo vedi che comunque è spettacolarizzante. Per carità. Però almeno c'è la faccia di uno che porco, due, un minimo quella roba l'ha vissuta. Per, portiamo le belle facce, le agenzie di casting piene di questi ragazzi con le loro belle faccette pulite. Il 99% non lavora, al massimo ha fatto qualche spot e l'1% fa questa roba qua. Questo è il livello del cinema italiano. Oggi, complimenti, complimenti.